Los Angeles, Detroit, San Francisco, Denver sono solo alcune delle città americane toccate dall'ultima tournée di Pasquale Esposito, il giovane tenore napoletano che ha scoperto di avere una voce prodigiosa cantando nel coro parrocchiale e che negli Stati Uniti ha finalmente trovato il successo. Qui riempie gli stadi con concerti di opera pop dedicati a Enrico Caruso. Lo ha intervistato per noi Cristiana Ruggeri. Metti un ragazzo napoletano di 20 anni con una voce incredibile e tanti sogni, aggiungi un viaggio in America e la folgorazione per la California, dove però non può restare. Così ci vuole un'idea e prima di rientrare in Italia gioca ad una lotteria. Primo premio, una green card per studiare e vivere negli States. E mi arriva una telefonata un giorno dal consolato americano a Napoli, dove mi dicono: questo che parlava mezzo italiano, mezzo americano, cioè, you ha vinto green card, la lotteria. Dico, sì, how much, quanti soldi? No, non ha vinto niente. Se vuoi, ti devi trasferire, ti puoi trasferire negli Stati Uniti nell'arco di pochissimo tempo. Una bella cosa, una giornata lasciare Napoli, la mamma, quattro sorelle e farlo in fretta perché dall'altra parte dell'oceano c'è un'altra vita che bussa. Pasquale Esposito parte, afferra quel sogno e lo realizza. Oggi riempie teatri e stadi americani con i suoi concerti. Trova lavoro in un coffee shop, comincia a studiare l'inglese, ma lui è caparbio, punta all'università. Vedevo che c'era questa apertura verso queste stupende canzoni napoletane, il pop, l'opera, anche lo stesso Domenico Modugno, la potenza di queste figure che veramente sono contemplate all'estero, anche se noi non ce ne rendiamo così tanto conto qui in Italia. Ho capito che avevo dei limiti, perché il canto era una passione, però poi se volevo fare le cose serie, dovevo studiare. Quindi ho iniziato questo percorso lunghissimo universitario alla San Jose State University con un fantastico maestro che si chiama Joseph Frank e mi sono laureato in canto lirico. Ad un tratto rientra nella sua vita di artista quell'Enrico Caruso di cui la mamma gli parlava da bambino. Pasquale Esposito lo studia per anni e poi lo propone al pubblico come fonte di ispirazione, un uomo poverissimo che ha creduto alla sua voce come a un dono di Dio. Ho creato questo concerto, docu-concert, che è abbastanza lungo e che sta girando gli Stati Uniti. Ultimamente è stato visto da circa, negli ultimi sei mesi, da 180 milioni di potential viewer in tutti gli Stati Uniti. E che cosa succede? È un prodotto di ispirazione. Se tu credi in te stesso, come Enrico Caruso è riuscito ad affermarsi come un international star, partendo da zero, poverissimo, puoi farlo anche tu. Idu mar quanto è bello, spira tanta sentimento. Ecco allora che questo giovane artista italiano, ormai americano d'adozione, diventa a sua volta un motivatore di sogni per i giovani. Cercate il vostro talento, dice, perché ognuno ne ha qualcuno. Che cosa dire a un giovane? Credi in te. C'è in te qualcosa che un altro individuo non ha. Cerca di scoprirlo e portarlo avanti. C'è una passione, c'è un qualcosa che è dentro di te. Non so che cos'è, ma devi essere tu bravo a scoprirlo. Quella cosa è diversa da tante altre persone. Questa è la cosa. Può sembrare banale come discorso, ma è vero. Ma quest'artista deciso e versatile, che presto vedremo esibirsi dai palcoscenici italiani, come definirebbe il suo genere musicale? È quello del canto attore, in uno stile che, di cui Andrea Bocelli è forse il promotore principale, è il pop opera. Però è fondamentale interpretare il testo e veramente credere in quel che si dice. È importante, quasi come faceva il Frank Sinatra, era proprio il re di questo, la capacità di cantare New York, New York, e tu senti nel suo modo di esprimersi o di cantare My Way,
riesce a capire che ogni parola ha un significato, it has some meaning, che viene dal cuore. Shadow.